sono a Casalzuigno. Seguendo il consiglio di Simona sono arrivato alla villa della Porta Bozzolo, una grandiosa dimora di campagna trasformata in residenza estiva nel Settecento, che è stata donata al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, dagli eredi della famiglia Bozzolo nel 1989. Proprio grazie all'intervento del FAI, Villa della Porta Bozzolo ha potuto ritrovare l'antico splendore ed è oggi un meraviglioso esempio di villa di delizia del Settecento, ricca di capolavori rococò, come mi racconta Lorenza. Villa della Porta Bozzolo ha una storia molto lunga, proprio perché attraversa sostanzialmente tre secoli, 500, 600 e 700. L'aspetto che ha adesso la villa è un po' il risultato di tutti questi cambiamenti. La villa nasce da una preesistenza che era definita appunto Domus Magna, non era presente questo parco e la cosa appunto curiosa che diciamo sempre è che è un dono di nozze proprio per Isabella Giulini, contessa di Milano, che appunto nel 1711 sposa Gianangelo III della Porta. Sono stati messi appunto in esposizione proprio perché questo è un rimando effettivamente alla famiglia della Porta, perché ogni singolo pezzo propone lo stemma della famiglia della Porta, che è una porta spalancata sormontata appunto da un'aquila con le ali spiegate. Ma perché c'è questo affresco? Perché originariamente era una piccola cappella. Quando Gianangelo III poi ha commissionato la costruzione della chiesa che è collocata appunto fuori dalla villa e questa è stata portata a termine, non era più necessario avere una piccola cappella interna, per cui ha cambiato sostanzialmente destinazione d'uso, diventando così poi una sala da pranzo. Questa è una delle stanze diciamo più antiche e si tratta della cucina. I due, il camino dall'altra parte e questo scaldarivante, hanno il muro in comune, okay. Per cui il fuoco dall'altra parte scaldava e qui venivano collocati i piatti con le pietanze e venivano tenuti qui al caldo prima di essere serviti. Lorenza mi accompagna al piano nobile della villa, così chiamato perché un tempo ospitava le stanze private della famiglia. Quello che mi si presenta davanti agli occhi è uno spettacolo indescrivibile. Siamo al primo piano, nonché piano nobile, è così strutturata questa stanza, diciamo, centrale che viene definita galleria. Proprio perché appunto è la stanza più decorata in assoluto. Qui non c'è un angolo che non sia stato decorato, dal soffitto ligneo appunto a tutte le pareti fino alla pavimentazione. Allora, i letti sono così alti perché serviva appunto per mantenerli lontani dal pavimento, perché comunque, come notate qui, riscaldamento o fonti di calore dirette effettivamente non ce n'erano, non ci sono, non ci sono camini interni, per cui usavano vari escamotage per mantenere il calore, quindi le tende, tenersi lontano dalla pavimentazione, da eventuali spifferi. Poi sono anche corti perché tendevano a dormire con molti cuscini dietro le spalle. Quindi non sdraiati. Non sdraiati, quindi non una posizione completamente supina. Le motivazioni sono diverse, un po' la superstizione e un po' perché appunto i problemi respiratori all'epoca erano, diciamo, all'ordine del giorno. Seguire il consiglio di Simona e venire a visitare Villa della Porta Bozzolo è stata un'ottima scelta.
La mia amica però non si è limitata a questo. Per ricordare i bei tempi passati, le ho espresso il desiderio di tornare ad esplorare l'orrido di Cunardo. E lei ha pensato di contattare Massimo, un suo amico che conosce molto bene il luogo e che si è subito offerto di farmi da guida. Ma quindi tu hai un agriturismo, esatto, qua vicino? Sì. Il Carpio, mi hai detto. Il Carpio. Ok, e sei anche guida turistica? No, guida turistica no, però la legge regionale permette agli agriturismi, per la scoperta del territorio circostante ovviamente all'agriturismo, di fare escursioni per la conoscenza del territorio. E noi abbiamo inserito anche l'orrido di Cunardo, perché è una cosa, secondo noi, molto interessante da scoprire del nostro territorio. Questo è il motivo. Ok, allora io intanto mi cambio. Allora, queste grotte sono di formazione carsica e sono formate dal torrente Margorabbia, che nasce in Valgana praticamente, no? Nasce in Valgana, segue tutto il comune di Cunardo e poi si inabissa qui nel Ponte Nativo, si chiama. Quindi attraversa tutte le grotte e poi riesce e scende a Ferrera. La temperatura interna è sempre costante, comunque come tutte le grotte, quindi anche d'inverno, adesso lo sentiamo freschino, perché d'inverno si ha l'idea che sia un pochettino più caldo, insomma. Quindi 70 metri è la lunghezza, più o meno la lunghezza della grotta. Quando aprono la diga scende acqua? No, di qua no. Qui è proprio quando piove tantissimo che si incanala là, sborda fuori. Insomma, diciamo che l'altro percorso è pericoloso per tenere presente che non ci sia tanta acqua.